solleva i ponti. Non se ne andrà da Bleak Island. È sicuro, sir? Scansiona il nubifragio con il Batwing. Cerca un punto debole. Io elimino i carri Cobra di guardia. Sta per inviscarsi con un nemico con una potenza di fuoco nettamente superiore, sir? No, lo sto incastrando. Il nubifragio. La fonte è di energia interna, ma il dispositivo ha un sistema di raffreddamento per evitare problemi. Quello è il punto debole. Una rottura innescherà una reazione a catena, distruggendo il nubifragio e forse anche il blindato. Riconfiguro lo scanner per rilevare i condotti di raffreddamento del veicolo. Buona fortuna, sir. I condotti del refrigerante sono vicini alla superficie. Credo di poterli sfondare con un proiettile del cannoncino da 60 mm. Un colpo solo non basterà e non posso stare vicino a quell'arma. L'unica opzione è attaccare e ripiegare. Devo concentrarmi sulla tossina dello spaventapasseri. Surriscaldare il nubifragio. Adesso vai. Non può vincere! Avrai la tua occasione per ucciderlo. Ma non aspetterò più! Ideato per ucciderti!
naufragio non resisterà a un altro attacco. Ritirata. No! È all'ultimo sangue. L'esplosione ha neutralizzato il cannone principale. Posso avvicinarmi e concentrare il fuoco sul novitaggio. Non vincerai mai! Posso ancora batterti! Il cavaliere di Arkham lo ha fermato, sir? È morto. No, non mi sembra molto convinto, sir. Ivy, ho distrutto il nubifragio. Neutralizza la tossina rimasta più in fretta che puoi. Ivy! Troppo tardi, sir. Dalle scansioni la tossina sta debellando le piante di Ivy. Vado subito da lei. Ivy! La natura vince sempre.
Sir, la nube di gas si dissipa, ce l'ha fatta. Lei, Poison Ivy, intendo. Avevamo sottovalutato l'umanità che persiste in lei. È morta, Alfred. Ha dato tutto pur di eliminare quella tossina. Ah, capisco. Il suo ultimo atto è stato nobile. Devo trovare Crane prima che faccia altre vittime. Hai qualche pista? Nulla di concreto, sir. Ma la sala comunicazioni della polizia, sì. Stanno studiando una trasmissione criptata inviata dalla città su un canale degli SWAT. Singolare, considerato che nessun agente SWAT è operativo in città. Poi ci sono naturalmente i numerosi casi irrisolti che richiedono la sua attenzione. Ora che non c'è più la tossina, è il momento ideale per riprendere il controllo della città. Dimmi di questa trasmissione. Vorrei poterti aiutare, ma è su un canale della SWAT e quelli criptano tutto quanto per non farsi ascoltare. Ci sono. Anneli, mi ricevi? Sono Jim. Devi inviarmi alcune planimetrie. Ho trovato quel bastardo di Crane e ora me la pagherà per quel che ha fatto alla mia bambina. Era il commissario quello? Cosa sta facendo? Si sta facendo ammazzare. Ma ho il numero identificativo della sua radio, quindi posso localizzarlo. Ho decifrato una trasmissione radio. È Gordon. È vivo! Voglio che isoli la frequenza radio e ne localizzi la posizione. Certo, signore. La trasmissione sembra provenire da un centro commerciale abbandonato. L'edificio è senza elettricità da parecchio tempo. È probabile che incontrerà qualche ostacolo. Il prototipo della carica elettrica remota è nel deposito prove del commissariato. Potrebbe servire. Molto bene, sir. Sono certo che l'agente Cash capirà. Buona fortuna con quel messaggio. Potrebbe contenere la pista che cerchiamo. Prima di andarmene devo prendere la carica elettrica remota nel deposito prove. Eccoti qua. Guarda, è la mia roba. Una fiamma. Questa sarebbe... Un orsetto di peluche e un contenitore di Titan appartenenti a Bane, alias... Credono davvero di potermi archiviare così? Batman, alias... Non sono... Non vogliamo saperlo. Batman l'ha lasciata qui con le altre prove di Arkham City. È bello avere l'attrezzatura di Batman nel deposito prove. Spero non la voglia indietro. Ok, ora posso pensare a Jim. Molto discreto. So che questo è il deposito prove, Bruce, ma avrei cercato di coprire le tracce. Con la carica elettrica remota posso alimentare o disattivare i generatori. Sento Bex da secoli. Pare che abbia avuto una svolta mistica. Vai nell'ascensore. Sai, quando verrà a liberarmi avrai bisogno di molti più uomini. Entra subito, servirà anche a te una sedia a rotelle. Attenzione, Batman sta arrivando. Perché mai ci servono altri uomini? Lui è uno solo. Deduco che... Non l'hai mai incontrato. Il commissario ha ragione, siamo con... Su una sala cinesca! Ora! Il capo vuole la porta aperta. Ma Batman non l'aveva fatto fuori insieme al blindato? Pare di no. Alziamo questa sala cinesca. Batman è arrivato prima del previsto. Bloccate gli ascensori e trovatelo.
credi ancora di essere il salvatore di Gotham? Presto il mondo ti vedrà per ciò che in realtà. Un inganno, una falsa speranza in un mondo di sofferenza e dolore. Se ti può consolare, scommetto che Crane ha già messo fine alle sofferenze del vecchio Jim. Non che gli resti nulla da temere, ora che gli hanno spedito la sua tenera ragazzina in paradiso. Non posso abbatterlo, ma può sostenere il peso della Batmobile. Il segnale di Gordon proviene da laggiù. Dovrò trovare un modo per spegnere quelle ventole. Il generatore è collegato alla corrente principale. L'unico modo per spegnerlo è sovraccaricarlo. Chiedendo, dove vanno i supercriminali dopo aver subito una batosta? Io non lo so, visto che non mi hai mai battuto. Ma credi che in questo momento il cavaliere di Arkham sia seduto al bancone di una qualche vettola tutto preso a cercare di bere whisky da due soldi attraverso la maschera? Quante altre ossa spezzerai? Quante vite distruggerai nel nome della tua rozza giustizia? Siamo tutti il prodotto delle nostre paure. Ti guardo e vedo un uomo nato dalla violenza e dall'oscurità.
Non c'è energia. Devo muoverlo in un altro modo. Saresti venuto per il generatore. Cosa rinuncerai per salvare i tuoi amici? Sei pronto a svelare il tuo segreto? Sei pronto a far morire la tua leggenda? L'ascensore non può andare oltre. Devo trovare un modo per superare l'ostacolo che blocca il pozzo. Pessima idea allertarli prima di sapere con chi ho a che fare. L'addestramento concepito dal capo. Il loro capo indossa un giubbotto esplosivo. Devo neutralizzarlo per primo. Non posso usare gadget che allarmino i soldati prima di disinnescare il giubbotto esplosivo del capo. Potrai. Quel gadget rivelerà ai soldati la mia presenza. Questi tizi hanno più scorte di armi del pinguino. Stai pensando quello che penso io? Quella cassa di armi ti sta praticamente pregando di manometterla. Allora che ve ne pare, signorine? Io scommetto su Batman. Ma bisogna dire che non sono certo imparziale. Circondatelo! Lasciatelo a me!
addosso, ragazzi. Di presto soccorso! Prendetelo! Ragazzi hanno davvero imparato la lezioncina. Dove credi che trovino tante informazioni? Che sia stata Barbara? Oh, questi tuoi alleatuccoli, basta un pochetto di tortura e cedono subito. Vi prego, non ne posso più, vi dirò tutti i segreti di Batman. Gordon è proprio dietro quella parete. Mi servirà la Batmobile per distruggerla e raggiungerlo. Se riuscissi a posizionare l'auto in cima alla trivella, potrei abbassarla fino a questo livello. Il commissario si fidava di te per proteggere questa città e la sua famiglia. Puoi ancora fare ammenda per il tuo fallimento? Controllare il tuo destino? Le risposte ti aspettano, Batman. E anch'io. Non andrò da nessuna parte con la ventola accesa. Seconda ventola disattivata, ora devo calare la Batmobile su quella trivella. Il verricello non mi condurrà oltre. Thank you.
Jarell non riesce ad andare oltre. Ora siamo intrappolati quassù. Sei vicino alla posizione del commissario. Vicino, ma il tunnel mi porta nella direzione sbagliata. Cerca ogni planimetria reperibile. Farò il possibile, sir. Cerchi di non perdersi nel frattempo. Dal cavaliere di Arkham. Allora devo affrontarlo. Sir, corazza e armi della Batmobile non basteranno contro quel veicolo. Ma è così. Troverò il modo. Non puoi fermarmi! Sei destinato a morire qua giù, dimenticato nel fango. Non puoi sfuggirmi! Thank you.
che sono rimasti degli esplosivi dai lavori di scavo. Lottami, codardo! Eccoti qua! Sei mio! Non puoi fuggire! Posso suggerirle di andarsene?
Non saresti dovuto tornare. Grazie per il consiglio. Fai lo spiritoso? Ehi, gente! L'avevo detto. Ora. Ecco. Avete paura, ragazzi? Peste. Pensate di poterlo battere? Non è così che andrà. Tu chi sei? Non ne hai la più pallida idea. Vero, Bruce? Jason, ma sei morto. Adesso non esageriamo, Batman. Potrei averti detto una piccolissima bugia. Ma su, guardalo bene! Sei stato bravo, siamo stati bravi, dovresti esserne fiero. Che succede? Sei senza parole? Mi aspettavo di più, mi deludi. Joker mi ha inviato il filmato. L'ho visto ucciderti. Non osare mentirmi! Quanto hai aspettato prima di rimpiazzarmi? Un mese? Una settimana? Mi fidavo di te! E tu mi hai lasciato morire! Non è andata così. Me l'hai sempre detto, Bruce. Concentrati su ciò che vuoi ottenere. E succederà. Vuoi sapere cosa voglio ora? Voglio vederti morto. Non puoi sfuggirmi! Ti darò la caccia! Jason è in una posizione di vantaggio. Devo avvicinarmi e prenderlo di sorpresa. Potevi ucciderlo tante volte. È colpa tua se Joker è arrivato a me! Jason, io posso aiutarti! Nessuno può aiutarmi! Non sei l'unico ad avere degli alleati! Fagliela pagare, Batman! Al rapporto, dove siete? Sono all'ingresso, tutto scopro. Prendendo un libero! Ok, capiamoci le spalle, quel bastardo non ci avrà! Dici che è nascosto lassù. Non mi importa, il cavaliere ci copre le spalle. Brutta idea, Jason mi vedrebbe. È qui, nel centro di comando. Joker ti è entrato nella testa, so com'è! Non fingere di capire!
Non c'è niente da fare per lui. Sparpagliamoci e vendichiamoci. Colpire alla cieca. Corazza a deviazione ottica. I sensori non funzioneranno. Usa gli occhi, Batman. Se ti ricordi come fare. Fagli del male, Batman. Batman avvocato, sparpagliate di caso per un tanto non lascia. Non con il cavaliere dalla nostra. Jason mi vedrà arrivare. Devo andare direttamente sotto il suo punto di vantaggio per eliminarlo. Stavolta... Fermati, Robin! Non chiamarmi così! Non sono più lui! Di scappare via. Vedete qualcosa? Niente! Neanche qui!
Ok, non addormentatevi, è qui in giro. Ah, manca la granata. Deve essere lui, granate. Tu sei Robin, Jason. Qualunque cosa ti abbia fatto. Basta! Piattala di parlarmi! Tu mi hai fatto questo! Mi dispiace. Hai lasciato marcire in un'ala abbandonata di Arkham per più di un anno! Con lui. Non è tardi. Possiamo rimediare. Insieme. Alfred, ho trovato Jason. Chiedo scusa, sir. Temo di aver capito male. Mi è sembrato di sentirle dire che ha trovato il signorino Todd. Hai sentito bene? Oh cielo, sta bene? No. No, per niente. Immagino sia la fine del Cavaliere di Arkham. Sai, il nome se l'era scelto lui. Povero. Quale luogo meglio di un manicomio? Dobbiamo salire sul tetto, lo spaventapasseri è là. Che è successo? Oh, mi manca. Ho seguito Crane, mi ha preso. Chissà. Magari Jim, mi dispiace per Barbara. No. Finiamo questa faccenda. Dovevo fermarlo. Jim, attento! Non era nulla! Sono stato peggio. Jim,
Volevo solo dirti, lavorare con Barbara è stato un onore. Non devi. Anche sapendo cosa faceva, non l'avresti potuta fermare. Testarda, come suo padre. Coraggiosa. Nel mio mestiere si vedono cose orribili, dolore, sofferenza. Ma non dimenticherò mai quella deposizione di un bambino di 8 anni che aveva appena visto i genitori crivellati di colpi. Sei stato buono, Jim. Pensavo che non avrei mai avuto l'occasione di dirtelo, di chiederti scusa. Non devi. Siamo uguali, Bruce. Faremo di tutto per la famiglia. Forza. In ginocchio, Crane. Ora. Così ce l'hai fatta. Lo devo ammettere, avevo qualche piccolo dubbio sul tuo conto. Non lo chiederò ancora. E io non sto parlando con te. È il momento. Di cosa? Jim. Mi spiace. Non avevo scelta. Dammi mia figlia. Papà! Barbara. Stai bene? Sei ferita? Che stai facendo? Chiamate il trasporto. Ce ne andiamo. Sì, signore! È ora che la gente di Gotham veda il suo salvatore per quello che è realmente. Un uomo. Soltanto un uomo. Senza speranze. Tradito dagli amici. Mutilato dalla paura. Lasciala andare. Avete entrambi una parte da recitare. Avevamo un accordo. Una volta scoperta la più grande delle tue paure, controllarti è stato molto semplice. Posso immaginare che tu ti senta in colpa per me. Hai bisogno di proteggerla, ma dentro di te ti senti costretto a riconoscere che inevitabilmente un giorno fallirai. E questa paura ti rende mio. Pensa bene alla tua prossima mossa, commissario. Ne va della sua vita. Papà, no! Credevi che lo volessi morto? Pensavi che questo avrebbe salvato tua figlia? Sai che succede quando un uomo rifiuta di farsi controllare dalle sue paure? Deve affrontarle. No, prendi me. Ti prego, non è lei che vuoi. Prendi me. Non mi fai paura. È giusto avere paura. Sei ferita? Papà ti aveva ucciso. Sapeva quel che faceva. Là! Dove lo stanno portando? Mobile. Distrutta. Cosa? Niente paura. Lucius ha una riserva.
Devo rimanere nel raggio dei comandi a distanza. Lo fiancheggio! Diamondback abbattuto! Spaventapasseri lo ucciderà, vero? Non finché può usarlo per arrivare a me. Oh, quanta cavalleria! Ricordi come hai portato anche me in quel modo? Io no, perché ero morto. Ti porterò al distretto. Troveremo tuo padre. Barbara. Crane mi ha manipolato. Ti ho visto morire. Era il gas, Bruce. Non devi preoccuparti per noi o sentirti responsabile. Combattiamo al tuo fianco, non per te, ok? È bello riaverti accanto. Ash, ho trovato Barbara. La sto portando alla centrale. È viva. Grazie al cielo. E Gordon? Crane l'aveva catturato. Stai scherzando? Lo prenderemo. Dov'è Tim? Sta bene? È agli studi cinematografici. Sta bene. Barbara, che sollievo vederti! Ciao, Aaron. Quanto tempo? Barbara ci darà una mano. Come vuoi tu. Lavora per te ora? Ma che sto dicendo? Lo facciamo tutti. Ok, vediamo. Prima ci connettiamo ai sistemi della torre dell'orologio. Potrebbero aggiornarli questi computer. Ok, ci siamo. Diavolo, gli uomini di Crane sono già lì. Vogliono distruggere il locale server. Copia i dati dal mainframe. Non posso. La milizia ci blocca l'accesso. Ho perso la connessione. Quei dati sono indispensabili per salvare papà. Me ne occupo io. Non puoi andare. Ti stanno aspettando. È quello che spero. Dopo anni, la piccola Barbara Gordon mi intenerisce ancora, anche se ha fatto passi da gigante. Aspetta, metaforicamente parlando, chiaro?